L'uomo colto è una persona libera. La capacità di godere è propria della cultura. Chiediamo a Siriano Cordoni, capogruppo dell'Italia dei Valori in Consiglio Comunale ed ex assessore alla cultura del Comune di Teramo, di che cosa può godere oggi il teramano. Può godere di una cultura prettamente paesana. Teramo in quest'ultimo periodo sta facendo una cultura che ha completamente dimenticato il proprio ruolo di città capoluogo, punto di riferimento della cultura di tutta la provincia. Si sente in maniera fortissima la mancanza di una guida a livello culturale nella città di Teramo. È tutto demandato alle associazioni culturali, alla buona volontà delle associazioni culturali che cercano di fare la cultura per la propria città. Cultura vuol dire elevare il livello del livello culturale, il livello di esperienza, di libertà, di solidarietà, di accoglienza nella nostra città. Purtroppo ultimamente questa sensazione di libertà se ne sente completamente la mancanza. Un anno di Maurizio Brucchi assessore alla cultura. Chiediamo a Siriano Cordoni, ex assessore alla cultura del Comune di Teramo, che cosa il teramano ha goduto dell'assessorato di Maurizio Brucchi. Vado a memoria, ricerco nella mia memoria, ho difficoltà a trovare un evento culturale che identifichi questo anno. L'unico ricordo è la mostra di De Chirico, un'occasione persa per la nostra città, un'occasione che poteva diventare il rilancio, il punto di partenza per cominciare a riprogrammare a Teramo eventi culturali importanti per la città e per i cittadini, capaci di attirare l'attenzione esterna dei turisti dalla periferia verso la città e capaci di elevare il livello culturale dei nostri cittadini, capaci di confrontarsi con altre esperienze. Questo è il significato della cultura, questo è il senso che manca in questo momento a Teramo, il confronto con le altre realtà culturali della nostra provincia, della nostra regione, della nostra Italia. Manca questo confronto, non si verificano eventi culturali di grandissimo livello, come dicevo prima, sono eventi paesani che si identificano con i rioni, con le sagre, con i livelli di quartiere, che hanno anche loro la loro importanza, ma che non possono essere solamente questi eventi a caratterizzare Teramo città capoluogo. Un anno perso. Teramo Virtual City, la cultura virtuale. Mauro Di Dalmazio, assessore regionale alla cultura d'Abruzzo, ha presentato a Teramo una cultura in realtà che non esiste, perché è virtuale, una cultura sponsorizzata dalla Arcus, una società interministeriale che è stata appena commissariata, perché diciamo ha speso i soldi in maniera molto ma molto allegra. Qui a Teramo passiamo da una cultura virtuale all'altra, all'evanescenza, a ciò che non esiste. Mi ricordo il tempo passato, quindi hanno parlato di Teramo Cult. Più volte in consiglio comunale e al vecchio sindaco chiedevo cosa fosse Teramo Cult. Nessuno mi ha mai saputo rispondere, a meno che non si faccia riferimento agli eventi che noi avevamo programmato precedentemente nella Giunta Sperandio, cioè la sala ipogea, il recupero del primo piano del provveditorato dove doveva venire il museo della scultura e che loro hanno invece completamente cambiato in arca, anche lì un museo virtuale, tutto effimero, tutto passa, ma la cultura è ben altra cosa, è portare i grandi autori, i grandi scultori, la ceramica di Castelli, su cui siamo completamente impegnati e che a ottobre porteremo un grande evento a Teramo. Abbiamo riscoperto le mattonelle di Castelli del 54 all'Istituto d'Arte di Firenze, le porteremo a Teramo, grande occasione, ma non può la cultura essere demandata alla buona volontà di appassionati e di associazioni culturali. L'amministrazione comunale dovrebbe fare cultura per i propri cittadini, portare a Teramo i grandi eventi capaci di richiamare attenzione. L'effimero passa, nulla resta a noi, l'effimero si cerca su internet, non c'è bisogno di spendere soldi per l'effimero che non lascia nulla. Anche sul premio Teramo sono stati costretti, dopo che per anni hanno detto che il Teramo bisognava andare su Teramo SMS, Teramo di qua, tornano finalmente a rifare il premio Teramo a Piazza San
Sant'Anna, dove la precedente amministrazione aveva portato il premio Teramo, che è il punto caratterizzante della nostra città, che identifica la nostra città. L'avevano sminuito, l'hanno sminuito per anni, hanno reso virtuale anche il premio Teramo, un premio straordinario capace di identificare la propria città con un racconto breve. Avevamo proposto a quel tempo di collegarci con i brevi della Repubblica, avevamo messo in cantiere, volevamo portare i racconti brevi del premio Teramo distribuiti su tutta su tutto il livello nazionale con Repubblica. Che fine ha fatto? Dopo 4 anni di evanescenza si torna a fare il premio Teramo lì dove noi l'avevamo portato, tra i cittadini, in mezzo alla gente, capace di identificare Teramo. È un mea culpa gravissimo, abbiamo perso 4 anni, 5 anni di premio Teramo. È stato scoperto un parcheggio abusivo a Teramo, piazza Sant'Anna, la piazza del governatore Gianni Chiodi. Per anni l'ex sindaco Chiodi non ha fatto altro che ripetere che Teramo doveva essere il salotto buono, il centro di Teramo, e non sede di parcheggio abusivo. Con l'andare del tempo abbiamo visto che tutte le sue promesse sono andate perse, perfino a Piazza Sant'Anna, che doveva essere il punto di ritrovo, il punto di accoglienza, il punto archeologicamente più importante. La Piazza Sant'Anna, gli scavi archeologici dovevano essere liberi da parcheggi abusivi. A distanza di 4 anni è diventato un parcheggio abusivo ad persona, non sappiamo più che cos'è. È una piazza pedonale, una ZTL, un parcheggio privato, non lo sappiamo. Quando lui era in opposizione, quando avevamo la giunta Sperandio qui, non faceva altro che ripetere la chiusura del centro storico, chiusura, chiusura, chiusura. Adesso non sappiamo qual è più la politica di questa amministrazione. Un giorno si chiude, durante le feste di Natale si riapre, poi si chiude, durante le feste di Pasqua si riapre. Non abbiamo più una visione chiara, ma è una ZTL, è un parcheggio personale, è isola pedonale, non hanno idea di che cosa fanno. È un peccato, un grande peccato, perché Piazza Sant'Anna dovrebbe essere una delle piazze accoglienti della nostra città, dove il salotto buono, dove potersi riunire, dove poter dialogare, dove poter sostare in attesa di cose più interessanti, ancora più interessanti per la nostra città. Antonio Tancredi e Siriano Cordoni, è nota la loro amicizia basata sulla cultura, sulla ricerca continua. Molti vorrebbero, Siriano Cordoni è assessore ombra alla cultura di Teramo. Come mai questo rapporto ormai di anni con l'onorevole Tancredi? Bella domanda, questa è una domanda che mi coglie all'improvviso. L'amicizia con l'onorevole Tancredi è un'amicizia antica. Siamo accomunati dall'amore del bello e delle belle cose, così mi piace dire. La cultura accomuna al di là delle appartenenze politiche, perché quando si vuole bene alla propria città, come lo dimostra Antonio Tancredi, come penso di averlo dimostrato io quando ho avuto l'opportunità di farlo, la città accomuna. L'importante è togliere gli steccati e aprirsi, è quello che dicevamo all'inizio di questa intervista. La cultura, la grande cultura, apre alla libertà, alla solidarietà, all'accoglienza. Un popolo senza cultura è diffidente, un popolo con la cultura non ha timore di essere invaso e di essere soggiogato. Chi ha la propria identità la può dimostrare e ha il senso dell'accoglienza. Questo è il bello della cultura, è quello che accomuna, credo me, e Tonino Tancredi.